E ora cambiamo pagina e veniamo a parlare di una serie di eventi che hanno riguardato i 150 anni della Biperbanca, 150 anni che hanno trasformato Modena per 3 giorni, con Piazza Roma trasformata di sera in un magnifico anfiteatro, e Biperbanca ha voluto curare ogni minimo particolare nel primo evento serale di una delle 3 giorni che è stato organizzato a Punta Modena per celebrare i 150 anni. Un magnifico concerto, come ho sottolineato anche, lo sentiremo, Alessandro Vandelli, AD di Biperbanca, ma non solo musica. Dicevamo, un concerto con Paola Turci e con Paolo Fresu. Musica per davvero, un pubblico entusiasta, due artisti muniti di tromba e di chitarra hanno proposto brani del repertorio della cantautrice, ma non solo, da quelli più recenti, Fatti Bella per te, presentata a Sanremo, oppure Bambini, e Fresu ha mostrato tutto il suo talento. Fresu è uno dei più apprezzati jazzisti europei. Allora, sentiamo com'è andata la serata. E dicevamo di Fresu, che ha voluto ringraziare Marco Pannini, perché Marco Pannini è riuscito a portarla appunto a Modena, e anche Biperbanca, penso ad esempio, ha detto al Banco di Sardegna, che fa parte del gruppo di Biper, che con la sua fondazione fa tanto per la nostra cultura. Poi un mapping proiettato su buona parte della facciata del Palazzo Ducale, che ha ripercorso la storia della banca, nei nomi, dai fondatori fino all'attuale presidente Luigi Odorici, ai luoghi come ultimo il Forum Monzani, e poi le immagini andate a ripescare in un archivio contenuto nel volume 150 anni di valori, storie illustrate di Biperbanca, curato da Paolo Battaglia e presentato nel primo giorno di festa per tutta la città di Modena. Tanto 150 anni significano che chi ha operato per questa banca ha lavorato bene, è radicata nel territorio, è una parte rilevante e ha fatto la storia del territorio modenese, emiliano, emiliano-romagnolo, e che adesso avrà capacità di poter anche occuparsi di altri luoghi dove magari non era presente. Una banca importante, gestita bene perché è gestita coi piedi per terra, anche rispetto a quello che abbiamo visto succedere in questo paese, nel sistema bancario, e credo che aver scelto uno scenario così straordinario come il Palazzo Ducale, l'Accademia Militare, Piazza Roma, sia proprio la giusta cornice anche per regalare alla città, non solo a chi nella banca lavora o ai risparmiatori, un evento in questo caso musicale così bello, con due artisti straordinari come Paolo Fresu e Paola Turci. E poi ho visto che il programma di questi 3 giorni, tra cultura, scienza e economia, è molto ricco, e quindi bene per Modena. È una serata questa magnifica, straordinaria per i 150 anni, la cornice la vediamo. Ma guardi, abbiamo pensato a lungo un po' cosa proporre per la città di Modena, e abbiamo pensato che non c'è festa senza musica, e quindi abbiamo scelto di presentarci alla città attraverso diversi eventi, tra cui anche questo della musica, in una cornice straordinaria come quella di Piazza Roma, con lo sfondo dell'Accademia, in una serata bella, e quindi bisogna anche avere fortuna, e credo anche con degli artisti che interpretano bene anche, come dire, alcuni dei nostri valori, che sono quelli anche della contaminazione, del guardare al passato, ma di essere pronti all'innovazione e al futuro, e anche artisti che si sono assolutamente dedicati anche a delle iniziative molto belle, come recentemente questo concerto che hanno fatto per Haiti e per i terremotati del centro Italia. Quindi unire tradizione, valori, attenzione per il sociale è un po' quelle cose che piacciono a noi e che abbiamo portato avanti in questi anni. Beh,
Io direi che un'istituzione importante come Biper Banca, in una piazza di un'istituzione importante come l'Accademia, credo che sia una testimonianza del grande integrazione che c'è su questo territorio, della storia che ci unisce in questo secolo e mezzo, e certamente questo pensiamo possa essere l'auspicio che questa storia possa proseguire anche nei prossimi 150 anni, poi si vedrà. Sì, valorizzare le bellezze di Modena, la forza di Modena, la dimensione di sfida del futuro parte anche attraverso la conservazione, la valorizzazione e il rafforzamento di una banca del territorio come Biper Banca, perché noi riteniamo che sia estremamente importante continuare ad avere qui una banca che, come ha fatto per 150 anni, continua a lavorare per garantire che la nostra terra, le nostre imprese, la nostra forza, i nostri motori possano continuare a dare energia alla nostra comunità, e quindi abbiamo bisogno di trovare ancora la spinta propulsiva di un sistema imprenditoriale, di un'amministrazione pubblica che sfida il futuro e di una banca che continua a sostenere un'economia che sta vincendo, perché abbiamo tutti i dati positivi, e quindi credo che insieme a loro, in questa dimensione anche nazionale della banca, ma con le radici profonde a Modena, possiamo continuare a sfidare il futuro, perché dobbiamo continuare a dire che il futuro abita qui. Well, I heard the words of Seymour Cole, that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the bowful king composing her. Hallelujah, 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 thank you.
Si parlava di tre giorni importanti che hanno visto domenica mattina un impegno che non è stato un impegno musicale, ma una rilettura in chiave economica, propositiva e problematica sul futuro dell'Italia, ma non solo dell'Italia. Trasformazione, costume, politica ed economia per quanto riguarda appunto l'Italia, con nomi prestigiosi: Ernesto Galli della Loggia, Marta Boneschi, Alberto Quadrio Curzio. E noi ora li sentiamo. Questa è una banca che è nata con un'iniziativa locale e l'Italia è fatta di tanti luoghi, di tanti posti, realtà diversi, e la sua peculiarità è quella di essere appunto un insieme di diversità tenute insieme però da qualche cosa di importante, che è il fatto di stare tutti in un paese che ha avuto una storia molto particolare e che oggi si ritrova unito. L'Italia è un paese pieno di dualismi, al punto che talune zone dell'Italia e taluni comparti dell'economia reale, in particolare quella manifatturiera all'esportazione, hanno raggiunto nel 2016 dei record storici, il che vuol dire che durante la crisi, ma anche prima, hanno fatto innovazione, hanno fatto trasformazioni e non hanno perso una battuta, raggiungendo dei record internazionali. Questa è una parte dell'Italia. Poi ci sono altre questioni che sono certamente preoccupanti. Una di queste rimane la dimensione del debito pubblico sul prodotto interno lordo, un'altra il divario territoriale, che è molto forte tra nord e sud, ma anche un divario territoriale tra l'Italia produttiva, che viene definita comunemente privata, ma non è solamente privata perché ci sono anche delle municipalità che funzionano benissimo, non sono certo private, e l'Italia improduttiva, che in parte è pubblica e in parte è privata. Quindi è un paese pieno di contraddizioni. Se questo paese riuscisse a uniformarsi agli standard delle aree territoriali più forti, sia dal pubblico che dal privato, pensate al caso degli ospedali, io credo che sarebbe un vero campione europeo e forse anche di più. E abbiamo detto ancora meraviglie nella serata di domenica, con una Piazza Roma ancora una volta gremita, e la voce di Michele Placido e al pianoforte il grande Ramin Bahrami, un recital, parole e musica in anteprima nazionale appunto qui a Modena. Un titolo essenziale, raffinatissimo, che ha proposto attraverso la voce di Michele Placido parole di poeti straordinari: Pedro Salinas, ancora Neruda, Pasolini, Leopardi, Dante, Ungaretti e tanti altri, e poi le musiche straordinarie di Bahrami, in assoluto naturalmente Bach. Michele Placido è un attore tra i più importanti e apprezzati nel panorama italiano, e Bahrami è considerato a livello internazionale tra i più notevoli e importanti interpreti di Bach. Noi ora li sentiremo. Ascolta, ascolta l'accordo delle aerei cicale a poco, più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce, più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo, più fioco, s'allenta, si spegne. Ecco solo una nota ancor trema, si spegne però, risorge, trema, si spegne, e ora non s'ode voce dal mare, or s'ode su tutta la fronda crosciare l'argentea pioggia che monda e il croscio che va. Thank you.
ancora un momento importante, anche con un nullo filatelico in ufficio postale distaccato, dove è stato presentato il francobollo celebrativo dei 150 anni, è una chiusura in bellezza con il premio Nobel per l'economia 2015, che ha chiuso le tre giornate di festa. E allora noi parliamo naturalmente di Angus Deaton, con una, che ha tenuto una lezione magistralis sul tema La grande fuga. Deaton, economista scozzese, si è formato a Cambridge, è uno dei maggiori studiosi viventi sulla povertà e la disuguaglianza, il rapporto fra progresso e disuguaglianza. È importante la definizione di progresso non tanto in termini di crescita economica, ma di crescita del benessere, quindi di un miglioramento nella salute e nella felicità, ma anche nella qualità della vita. Esiste progresso senza disuguaglianze? E noi sentiremo l'intervista che abbiamo realizzato con il premio Nobel Angus Deaton. Sì, assolutamente sì, si può avere progresso senza diseguaglianza, però l'importante è che le diseguaglianze non siano così estreme come quelle che esistono attualmente. Sicuramente gli Stati Uniti attualmente sono in fase di grandi difficoltà e una parte della politica attuale è dovuta, statunitense, è dovuta alle disparità e alle diseguaglianze che vanno avanti da tanto tempo. Esistono due Europe separate, e ne parlerò comunque questa sera nella mia lezione magistrale. Quindi sì, è vero, assolutamente c'è il nord, l'Europa del nord, c'è l'Europa del sud, che stanno divergendo notevolmente, e può essere che parte della causa sia l'euro, però questo non significa che senza euro attualmente risolveremo questo problema di divergenza. E l'Italia in che situazione è rispetto al resto dell'Europa? Che potere contrattuale ha politicamente? Tutti i paesi hanno un potere contrattuale, quindi anche l'Italia, ovviamente tutti vorrebbero averne di più. Un po' tutti i paesi hanno attraversato gravi problemi, e ne parlerò questa sera alla mia lezione magistrale.